Sergio Leone, regista cinematografico italiano, è conosciuto in tutto il mondo per aver reinventato il genere western. Nato a Roma il 3 gennaio 1929 dal regista Vincenzo Leone e dall'attrice Edvige Valcarenghi, inizia a lavorare nel cinema negli anni 40, quando ha appena 18 anni. All'inizio della sua carriera appare come comparsa nella pellicola neorealista Ladri di biciclette e scrive sceneggiature per alcuni film in costume come Gli ultimi giorni di Pompei. Diventa poi aiuto regista in importanti colossal hollywoodiani come Quo Vadis e Ben-Hur. È proprio grazie all'esperienza maturata sul set che nel 1961 può firmare la regia del film mitologico Il Colosso di Rodi, pellicola a basso costo ma dall'impatto spettacolare. Collabora poi con Robert Aldrich al film biblico Sodoma e Gomorra, dove dirige alcune scene di battaglia. Il successo internazionale arriva però nel 1964, quando inizia il sodalizio con l'attore Clint Eastwood. Ispirandosi alla sfida del samurai del regista giapponese Akira Kurosawa, realizza Per un pugno di dollari. Il film è il primo capitolo di una trilogia western che comprende anche Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. When a man with a 45 meets a man with a rifle, the man with a pistol will be a dead man. Il cosiddetto spaghetti western non piace ai critici italiani, ma riscuote il favore popolare. Rispetto ai western americani, gli indiani occupano una posizione marginale, la narrazione è sospesa e dilatata e il montaggio alterna campi lunghi a primissimi piani. I silenzi interminabili sono enfatizzati dalle musiche di Ennio Morricone. Personaggi violenti, solitari e senza scrupoli si muovono in un'intensa atmosfera epica attraversata da momenti di humor nero. Nel 1968 dirige C'era una volta il West. Attraverso la storia di una feroce vendetta, Leone mette in scena la fine del mito americano della frontiera. Il film è anche una riflessione sulla fine del western come genere cinematografico. Prodotto dalla Paramount, viene girato nello spettacolare scenario della Monument Valley. Giù la testa è il più politico tra i suoi film. La pellicola è un affresco sulla rivoluzione messicana di Villa e Zapata. Nel 1984 dirige Robert De Niro in C'era una volta in America, malinconica riflessione sul tema della memoria. In un'atmosfera a tratti onirica si racconta mezzo secolo di storia americana vista attraverso le drammatiche vicende di un gruppo di gangster. A 60 anni, il 30 aprile 1989, Sergio Leone viene stroncato da un infarto mentre sta lavorando al progetto di un film su un episodio della Seconda Guerra Mondiale, l'assedio di Leningrado. Nei titoli di coda del film Kill Bill di Quentin Tarantino appare un ringraziamento a Sergio Leone. È un omaggio a un regista che ha avuto grande influenza sul cinema contemporaneo.